bilancio del raccolto di quest'anno è molto interessante, soprattutto per l'avvicinamento dei giovani al consorzio e quindi alla protezione della melanzana. E poi l'altro fatto molto importante è che è un prodotto di nicchia, quindi non ci sono grossi quantitativi, ma sta crescendo come notorietà a macchia d'olio e quindi questa è una cosa molto importante perché comunque vende un territorio, vende sempre di più rotonda. Abbiamo fatto delle manifestazioni molto interessanti, come la fiera di Milano Golosa, dove la rotonda è stata rappresentata proprio dalla melanzana. Quindi quest'anno ritengo sia molto, molto interessante. Ha venduto tanto, come notorietà al paese, al nostro turismo enogastronomico. Vi invitiamo in questi 3 giorni, che vanno da domani 29 ottobre fino al 31 ottobre, perché ci sarà la festa di fine raccolto. Ciò significa che ci sarà la degustazione della melanzana rossa DOP di Rotonda e del fagiolo bianco DOP di Rotonda. Inoltre, oltre ad avere queste degustazioni, dove ci saranno anche degli stand presso Piazza Vittorio Emanuele, ci sarà anche la degustazione della castagna. Questi 3 giorni verranno suddivisi in modalità diversa. Il primo giorno, il 29 ottobre, oltre alla degustazione dei piatti tipici DOP di Rotonda, come già è stato detto precedentemente, ci sarà la serata per i nostri bambini, quindi abbiamo i giocolieri, le farfalle illuminanti, insomma tutto ciò che riguarda i nostri bambini. La seconda serata, che è il 30 ottobre, invece, dopo la degustazione dei piatti tipici, ci sarà in concerto Gioia Popolare, e poi invece nella terza serata, oltre ad avere sempre la degustazione dei nostri piatti tipici, ci sarà l'Halloween Party, dove poi la sera sarà accompagnata dalle nostre radioline di Radio Norba, e in più ci sarà uno special guest di Righeira. E mi raccomando, vi aspettiamo tutti dal 29 al 31 ottobre a Rotonda in Piazza Vittorio Emanuele. A presto!